Finisce senza gol la sfida dell'Aragona tra Vastese e San Marino, ma gli ospiti vanno più vicini alla vittoria. I biancorossi si presentano con gli stessi effettivi del 2016, senza bomber Prisco squalificato. Al centro dell'attacco c'è Galizia. Per la Vastese la prima partita del 2017 dopo quasi un mese. Il San Marino del grande ex Pino Di Meo si presenta con Olcese e Caprioni nel reparto avanzato. A proposito di Di Meo, a metà secondo tempo i tifosi della Davalos gli dedicano questo striscione. La sciarpa è quella nero-verde del Chieti, squadra allenata recentemente da Di Meo. Il freddo e le previsioni di neve hanno convinto molti sportivi a restare a casa. Arbitra il campano Rainone Di Nola. L'inizio promette bene. Al quarto minuto, primo tentativo di Cosenza, ma la bordata non inquadra la porta. Al sesto, la risposta ospite. Buonocunto intercetta palla, apre per Caprioni. Marusso si oppone al tiro. Ancora il portiere Vastese all'opera un minuto dopo su conclusione di Olcese. La squadra di Di Meo è molto aggressiva, impedisce ai Vastesi di ragionare. Al 27esimo però da destra Fiore, maltrattato spesso dagli avversari, mette due volte la palla in area. Felici sulla seconda a botta sicura, ma il portiere Dini è prodigioso. Al 29esimo Siluro da oltre 30 metri di Mensah che guarda la porta e per poco non c'entra il bersaglio grosso. Brivido però al 35esimo, Baldazzi a sinistra fino in fondo, poi Caprioni arriva con un attimo di ritardo. Nel primo tempo la fisicità del San Marino alla meglio, dopo l'intervallo il San Marino si presenta con Enchisi e Zavagni per Fagioli e Braccini, dunque doppia sostituzione. Al quarto minuto tiro improvviso di Fiore, Dini respinge in corner. A metà tempo Colavitto inserisce Santoro per Galizia, poi anche Romano per Cosenza. Alla mezz'ora occasione colossale per il San Marino. Mensah sbaglia l'appoggio di testa al portiere, si inserisce Olcese che calcia clamorosamente a lato. Nei minuti finali la Vastese si riprende metri di campo importanti, al 40esimo Fiore si prepara il tiro in porta, ma poi è telefonato. E subito dopo Romano è murato così dal portiere ospite. Colavitto inserisce anche il giovane De Cinque. Nei tre minuti di recupero tentativi vastesi infruttuosi. Finisce 0-0 e dall'Aragona piove qualche fischio e l'invito dei tifosi della Davalos a tirare fuori gli attributi. La vetta della classifica per i vastesi si allontana. Ma è stata una bella emozione, dove è stata una bella partita da sotto tutti i punti di vista, una partita maschia. E sono stato contento della prova dei miei ragazzi, devo fare i complimenti a loro per come hanno dimostrato oggi di avere carattere. I tifosi della Vastese ti hanno rimproverato solo una sciarpa di colore nero-verde. Ma io faccio il professionista, non gioco solamente per una squadra, purtroppo faccio il professionista, dove gioco faccio il professionista. Mi sono sempre comportato bene con tutti. E non devo dire niente, dico solamente chi mi vuole bene sa come sono. Secondo te questa Vastese dove può arrivare in questo campionato? Ah, può arrivare prima, secondo me può vincere il campionato. E voi? Noi ci dobbiamo salvare, siamo una squadra che ci dobbiamo salvare, dobbiamo fare il lavoro nostro. Ma la vetta si allontana, siamo a 4 punti dalla fermana, noi abbiamo fatto già lo stop, gli altri non devono ancora farlo, perciò siamo là, i tifosi io li conosco, li capisco, vogliono sempre vincere, ma ripeto, un mese che siamo fermi, è difficile ricominciare, dopo dovevamo giocare, non dovevamo giocare, una settimana un po' andamento un po' particolare. Però era un mese che non facevate una partita. È un mese che non c'erano ritmo partite, ragazzi, non è facile, però loro domenica hanno giocato, è normale che va bene così, noi siamo contenti lo stesso, siamo là e questo è il nostro obiettivo dall'inizio del campionato.